Martedì 19 dicembre, ho fatto un titolo abbastanza forte, molto chiaro, distrazione di massa. Voi direte, perché distrazione di massa, Robby? Ve lo dirò durante la diretta. Attendiamo qualche istante, attendiamo che l'algoritmo, questo algoritmo benevolo che sicuramente non mi vorrà male, come abbiamo pensato in tanti in questi giorni, ma che sicuramente sarà stato soggetto a un piccolo problema tecnico, oggi tornerà a farmi andare in diretta normalmente, quindi io sono estremamente fiducioso di questo, ne sono quasi convinto che sulla pagina la diretta arriverà a breve, ed è arrivata, attenzione, incredibile, a questo punto attendo voi perché le notizie sono interessanti, le prime pagine sono interessanti, ma in particolare ne ho pescata una che è quella che ho messo nel titolo principale, perché mentre loro ci distraggono con chi? Con Giorgia Meloni che discute con la Ferragni, vi farò vedere cosa ha detto la Ferragni, con Fedez, questo cantante Fedez, con Saviano, lo scrittore Saviano, comunque tutti i personaggi vicini o dentro addirittura il centro-sinistra, il Partito Democratico, bene, mentre lei discute la Giorgia Meloni e diciamo che deve un po' dai temi principali andando a discutere con queste persone, il ministro Schillaci tac, ci dà un colpo interessante per Natale, che però nessuno ne parla. Attenzione, sui TG non vedrete questa notizia, ne parla La Verità, l'ho riportata io, ma i TG zitti, perché pensate, in ospedale Schillaci, per chi è raffreddato, io sono raffreddato, impone nuovamente, dopo 3 anni di stronzate, impone nuovamente i tamponi. Attenzione, tutto vero, non è una fake news, ma ci distraggono con Ferragni, Fedez e Saviano. Quindi attendo voi, ciao dalla Germania, Andrea Damasco, spero che l'algoritmo oggi sia bravo e buono e che in verità sia stato un errore, mi dispiace per l'errore tecnico che c'è stato in questi giorni, Facebook ha avuto un bug incredibile e spero che sia tornato tutto normale. Quindi vi chiederei di condividere intanto per andare a ripristinare la normalità, ovvero una diretta vista dalla gente. Ciao, buongiorno Robby, ancora con sti vaccini, Dora! Ancora con ste menate, quindi i tamponi, sì. Il ministro Schillaci, ministro del governo Meloni, mentre la Meloni pare discute con, ha messo nuovamente i tamponi negli ospedali per chi è raffreddato. Quindi intanto algoritmo svegliati, condividete, ciao Patrizia, ciao Gianna e Zambelli, ciao cara Dora, Andrea Damasco, l'ho salutato dalla Germania, Giannina Donatella, Franco Stella Messina, buongiorno, grande Franco Stella, e stanno arrivando i primi collegati, Linda non se ne può più, dice Linda Pisani, e Giannina Cocco, non avevo dubbi, quindi vedete che iniziano ad arrivare i primi commentini, e Angie, perdonatemi, Upland, stanno ripetendo i passi di questi 4 anni, ho sentito persone con 6 dosi, rendetevene conto, Silvia, ciao, ricominciano, Silvia, ogni dubbio è più che lecito, e vi farò vedere cosa dicono i giornali, di cosa stanno parlando e quello che stanno facendo, e saluta pure me Leonardo Di Masi, mitico Leo, grande Leo, ciao Silvia Vadora, buongiorno, saluto tutti, nonostante stati 3 giorni dove non andavo alle dirette, non riuscivo, pensate, neanche a pubblicare sulla pagina, penso che sia stato un grossissimo bug tecnico, e mi sono arrabbiato però con Facebook, ho detto che cavolo, cioè noi siamo i tuoi creator, siamo i quali che ti danno i contenuti, che tengono la gente e ci danno modo di parlare, dare informazione gratuitamente, e tu ci blocchi, tu non vai, non ci permetti di fare il lavoro che è utile a te Facebook, Zuckerberg, così ci perdi, non puoi, devi coccolarci, non devi dar retta a gente come è venuta fuori, come quello della Pfizer che avrebbe pagato secondo il governo del Texas per bloccare la gente come me, attenzione, pensate, Pfizer ha pagato i social network per bloccare quelli come me, e non lo dico io, lo dice il governo del Texas, ma ve ne parlerò oggi perché quello lì è uno scandalo, un'inchiesta clamorosa. Andiamo alle prime pagine. Buongiorno Paola, ciao, buongiorno. Allora, ricominciano, tutto vero, sembrava una fake, amici, ma purtroppo ricominciano. Vediamo le prime pagine dei giornali, le vedo qua, le vedremo in piccolo di fianco a me e ne parliamo. Sono alla Verità, La Verità dice Papocchio, parla di Papocchio, vedi, del Papa sulle coppie gay, quindi mentre loro rimettono La Verità
i tamponi negli ospedali, zitti zitti, quatti quatti, parlano del documento ambiguo dopo i primi attacchi ai progressisti di Francesco. Bergoglio firma una dichiarazione dell'ex Sant'Uffizio. Questo è uno scandalo che ha tirato fuori solo la verità. Poi al centro pagina c'è questo articolo, vedete, io vi faccio dall'immagine, di Bill Gates, che tutti conoscete. Pensate, un libro svela gli altarini di Bill Gates, così ha blindato gli affari di Big Pharma. Tutto, avete capito, vengono fuori le verità. Poi dopo, questo è l'articolo che mi ha fatto fare il titolo, perché in ospedale tornano i tamponi, sempre la verità, e caos. Circolare, è una vera e propria circolare, amici, di Schillaci, circolare di Schillaci, che impone di fare a chi abbia un raffreddore test Covid, pensate, virus influenzali, sincizziali e altri. Sembra si voglia mandare di nuovo in tilt il sistema sanitario, le strutture. Il ministro Schillaci era amico di Speranza, quindi qualche domandina dovremmo farcela, no? La Meloni vuole fare una commissione d'inchiesta, però mette in ministro uno che è un amico di Speranza, lavorava con Speranza. Il ministro della Salute se la piglia col raffreddore, ne parla Patrizia Flodder Reiter, lo vediamo qui. Il ministro della Salute reintroduce l'obbligo di tamponi Covid per virus influenzali, sincizziali e altri coronavirus per entrare nelle strutture sanitarie. Per chiunque presenti sintomi respiratori, così si rischia di rimandare in tilt, che ovviamente ospedali, che malgrado i ricoveri per ricoveri sta frenando, quindi non è nulla di che. Quindi attenzione, situazione grave, cosa grave, ma non ne parlano, solo la verità ne parla. Perché? Perché stanno parlando di altre cose che andiamo a vedere. Di cosa parlano? Di cosa parla la verità? I vari giornali, solo la verità ne parla. Parlano di questo caso qua di Chiaro Ferragni, che ha chiesto scusa per il lavoro della milionata di euro. Vi faccio vedere cosa ha detto Chiara Ferragni. Siamo pronti? Guardate, questa è Chiara Ferragni, eh? Sì. Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia, e questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare e che quando capita bisogna ammettere e, se possibile, rimediare all'errore fatto e farne tesoro. E questo è quello che voglio fare ora: chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto. Devolverò 1 milione di euro a Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini. Ma non basta. Lo voglio fare pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficenza che ho sempre fatto e che continuerò a fare dalle attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c'è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, si possono generare degli equivoci. Come ho già detto nei giorni scorsi, impugnerò il provvedimento della GCM perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto. Il mio errore, in buona fede, è stato legare con la comunicazione un'attività commerciale a una di solidarietà. Purtroppo si può sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio. Ma se la sanzione dovesse essere, come io spero, inferiore a quella decisa dalla GCM, la differenza verrà aggiunta al 1 milione di euro. Nei prossimi giorni parlerò con il Regina Margherita per capire come l'ospedale utilizzerà la somma da me donata e vi racconterò periodicamente gli aggiornamenti. Il mio errore rimane, ma voglio far sì che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo. Mi sono commosso. Mi sono commosso. Grazie a Ital Press che ha preso il video. Mi sono commosso, amici. E poi non è finita. Allora, premettendo una cosa, ha chiesto scusa, quindi che senza peccato scagli la prima pietra, ha chiesto scusa e va perdonata. Però, amici, sono soldi che tu hai sottratto in modo, con una comunicazione mendace. Quindi, Chiara, si errare e chiedere scusa è giusto, ma quando ci sono dei possibili reati, purtroppo la giustizia deve fare il suo corso. Detto questo, però, poi arriva Fedez, il marito che se l'è pigliato anche lui con Giorgia Meloni, che però Giorgia Meloni, vabbè, ascoltiamo. Ho parlato fino ad ora perché ovviamente la vicenda non riguardava me e non riguarda tuttora me. Mia moglie è una donna indipendente e io non voglio sovradeterminare nessuno. E in più lei stessa ha dichiarato che impugnerà questa cosa e
e quindi non ritenevo giusto parlarne, nonostante ciò, nonostante io non sia interno a questa vicenda, ovviamente mi sono preso un bel cumulo di merda, essendo mia moglie, e quindi sono stato additato come truffatore, tutto ciò che faccio è stato definito, tutto ciò che faccio nel mondo della charity, con la mia fondazione, è stato definito opaco, fumoso. Ecco, ci tengo innanzitutto a dire che sono due cose differenti, io lo so che ci vedete come una cosa sola, ma mia moglie è mia moglie, è una donna indipendente, fa le sue cose, e io sono io. Io ho una fondazione che, tra parentesi, ha un bilancio sociale che è pubblico, totalmente trasparente, e quindi rimango abbastanza perplesso che si metta in discussione tutto ciò che ho fatto nel mondo della charity, ma non lo farebbe mai voglio nessuno. Proprio entrare nel merito di questa cosa, perché non mi sta proprio bene. Evento alquanto singolare è che pochi minuti fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sul palco della sua fantastica festa del partito, abbia deciso di salire sul palco e di parlare delle priorità del paese. E quindi avrà parlato della disoccupazione giovanile? Ah no. Ha parlato della manovra finanziaria che stanno facendo col culo e che non hanno ancora finito? No. Ha parlato della pressione fiscale del paese? No. Ha deciso di dire: diffidate dalle persone che lavorano sul web. Questa è la priorità del nostro Presidente del Consiglio. Diffidate dalle persone che stanno sul web. Il che mi fa pensare che questo avvenimento sia stato in qualche modo attenzionato dalla politica, perché è prioritario per il nostro Presidente del Consiglio. Mi fa sorridere che un politico dica diffidate dalle persone che lavorano sul web. Questa è la priorità del nostro Presidente del Consiglio. Diffidate dalle persone che stanno sul web. Il che mi fa pensare che questo avvenimento sia stato in qualche modo attenzionato dalla politica, perché è prioritario per il nostro Presidente del Consiglio. Mi fa sorridere che un politico dica diffidate dalle persone che lavorano sul web, quando noi dovremmo diffidare da voi politici, per tutto lo storico, il pregresso, diciamo, a cui ci avete abituato. E visto che bisognerebbe diffidare da noi, in particolare, credo, da me e da mia moglie, le voglio elencare un paio di cose in cui noi abbiamo fatto qualcosa. Vabbè, mi stoppo, perché poi elenca 2000 cose che hanno fatto, ed effettivamente hanno fatto tanta beneficenza Fedez e la Ferragni. Diffidare dai politici su quello, attenzione, qui lo dico, non è per Giorgia Meloni, in generale, diffidare dai politici, caro Fedez, ti do ragione, questa volta do ragione a Fedez. Poi la Ferragni ha fatto una figuraccia, tua moglie, tu lo sai, inutile negarlo, tanto che ha chiesto scusa, ma diffidare dai politici per la prima volta, signori, accendete un cero incredibile, do ragione a Fedez, dobbiamo diffidare dai politici. Però, caro Fedez, vorrei che tu diffidassi, no, da quelli, che fossi un pochino più onesto e dicessi che tutte le cose che hanno fatto sbagliato il Piddini, ok, o il centrosinistra, perché se tu mi parli di diffidare dai politici, va bene, no? Poi io mi trovo delle cose un po' strane, tipo dei centri di immigrazione, delle cooperative rosse, le ONG, perché non ne parli, caro Fedez? Che sono cose fatte dal tuo PD, dal tuo centrosinistra. Perché non mi parli? È uscito uno scandalo in questi giorni di questa cosa qua. Guardate, banchi a rotelle. È venuto fuori un flop dei banchi a rotelle, amici, una cosa indegna. Vi faccio vedere sul tetto di un palazzo a Roma. Guardate. Sul tetto, vi faccio vedere questa cosa qua perché è una cosa indegna. Questa è a Roma, parliamo di politici, ma perché non mi dite di Conte, amici? Perché nessuno mi dice di questa immagine qua che su tutti i giornali, guardate, vi faccio vedere questi qua sono i banchi a rotelle di Conte & Company, guardate, cazzo, sui tetti dei palazzi, immagine da che fa gridare vendetta. Perché nessuno ne parla, amici? Perché? Perché? Poi non è finito, attenzione, perché uno dice è già finito, Robby, già finito, tutto qua, no, c'è anche Saviano, che risponde alla Meloni, perché non contenti, non bastavano chiaramente Ferragni, Fedez, doveva rispondere anche Saviano che risponde a Giorgia Meloni. Vi faccio vedere il video di Saviano, risponde
Meloni. Saviano, probabilmente l'ultimo che può parlare, con tutto rispetto, perché la Meloni ha attaccato anche Saviano e ovviamente Saviano ha risposto, come ha fatto poi del resto Fedez e la Fedez and Company. Allora andiamo a vedere se lo troviamo. Intanto dobbiamo trovarlo. Sembra facile trovare Saviano, ma non lo trovo. Non trovo il messaggino di Saviano. Saviano risponde a tanto. Ciao, vi vedo un po' di collegati. Sembra che oggi si sia sbloccata la diretta ed è già qualcosa. Ho letto in un'ora. Guardate che qua parte le pubblicità, intanto mettiamo in silenzio. Allora, Saviano risponde anche lui a Giorgia Meloni. Stiamo collegando, ci siamo quasi, 2-1, via, che qua mi partono. Allora, cosa dice Saviano a Giorgia Meloni? Siete curiosi? Ascoltate, un altro pedino che risponde al presidente Giorgia Meloni. Attenzione. Ho visto che Giorgia Meloni mi ha mandato i suoi auguri ad Atreju. Povero Atreju, usato per questi film. Dicevo, vorrei dire povero Bibbiano, usato per i film di altri. Quello che lei ha, come al solito, raccontato ogni anno, mi cita, e ogni anno, no? Ha necessità di trovare nel deserto di quello che non fa un bersaglio contro cui riversare la rabbia della sua banda, del suo gruppo politico. E dicevo, il suo augurio, perché così l'ho preso come un augurio di Natale, in realtà arriva in ritardo, perché scrivere per arricchirsi, scrivere di mafia per arricchirsi, oppure le serie che innescano la diffusione del male mentre il bene non viene raccontato, è un vecchio adagio che da sempre, sono 30-40 anni che viene detto. Prima sono stati accusati i neorealisti, poi sono parole stesse delle organizzazioni criminali. Michele Greco in persona dirà che era tutta colpa del padrino, no? Puzo fu accusato di essersi occupato della mafia italoamericana per arricchire. È una declinazione tipica dell'omertà. Zitto, perché se ne parli stai diffondendo il male, sei complice. Su questo ti do ragione. Zitti, perché se no se ne parli. È vero, Saviano, non hai mai parlato, no, di quello che hanno fatto durante il Covid. Però andiamo avanti. È un modo, diciamo, furbesco per invitare al silenzio. E questo da sempre fa il presidente del Consiglio Meloni. E su Caivano? Caivano liberata. Ma veramente fa questa figura? Ma veramente fa? Ma veramente fai tu, Saviano? Eh? Veramente fai tu, Saviano? Eh? Che vai a vendere libri approfittandotene? Andiamo avanti. La politica, cioè, crede a quello che dice? Caivano, Parco Verde, libera. Ma cosa libera? Un finto blitz fatto il giorno dopo che il presidente del Consiglio si presenta al parco e una militarizzazione probabilmente momentanea. Questo ha risolto qualcosa? 50 anni di fallimenti politici, Parco Verde, qualche mese di banale propaganda politica e qualche alleato sul territorio che regge il moccolo di questa propaganda. Veramente fa credere a qualcuno che si sono risolti i grandi problemi di Parco Verde, che si stiano affrontando, messa in scena. Ma veramente queste persone vendono la fontana di Trevi al turista. Esattamente così fanno politica, vendendo la fontana di Trevi al turista, come il grande Totò. Come poi del resto Saviano ha venduto tanti libri come il grande Totò, ha venduto libri vendendo delle fontane di Trevi sotto forma di libro. Vabbè, andiamo, e poi dopo, attenzione, arriva. E qua non è, però io per par condicio, no? Perché si distolgono dai reali problemi. Perché poi mi vedo Conte risponde. Guarda, Conte risponde a Meloni. Avete visto anche Conte? Meloni, Conte risponde a Meloni, anche lui arrabbiatissimo. Ha fatto un casino, eh? Vi faccio vedere se trovo la risposta di Conte a Meloni. Intanto si parla di super bonus che è saltato, e i super bonus. Vediamo se c'è la rispostina di Conte a Giorgia Meloni.
Vediamo se lo trovo. Vabbè, questo qua è un pezzettino. Lo ha fatto il governo Conte, lo ha fatto senza mandato parlamentare e lo ha fatto, udite udite, un giorno dopo essersi dimesso, quando era in carica solamente per gli affari correnti, senza un mandato parlamentare, senza che ne avesse il potere, senza dirlo agli italiani e con il favore delle tenebre. Avete sentito questo cumulo di falsità? Sono state pronunciate dal presidente Meloni sul MES in Parlamento, parlando ai cittadini, al popolo italiano. Questa cosa è inaccettabile, umilia non solo la verità dei fatti, ma umilia anche le istituzioni, umilia il Parlamento. Ed è per questo che ho chiesto la costituzione al presidente della Camera di un giurì d'onore, ecco qui la lettera, perché siano accertate tutte queste falsità. Giorgia Meloni, risponderai delle tue dichiarazioni, della tua condotta davanti a una commissione speciale, un giurì d'onore. Dovrai... Ok, giurì d'onore, quindi chiama giurì d'onore. Allora tu, Conte, allora a questo punto rispondi al giurì d'onore per questa immagine, perché giustamente il giuro d'onore non è che deve essere usato solo se per il tiraggio di culo personale. Questi qua sono amici banchi a rotelle, lo rinnovo questo invito, perché nel caso è una cosa scandalosa con gli italiani che non arrivavano a fine mese. Conte, perché non rispondi di questo? Perché Conte non rispondi dei lockdown fatti alla cazzo? Perché Conte non rispondi di tachipirina vigile attesa? Perché Conte non rispondi di tutte le porcate che avete fatto con Speranza? Ok, davanti un giurì d'onore, una bella commissione d'inchiesta, perché tutti non rispondete delle porcate che avete fatto? Anche la Meloni ha delle cose alle quali rispondere, ve lo dico, perché anche Giorgia Meloni, vi faccio vedere questa cosa qua, poi chiude e vado via, perché distolgono tutti dai reali problemi. Meloni, guardate, vi faccio vedere, perché io non dimentico nulla, purtroppo ho un difetto che non riesco a dimenticare. Questo la Meloni deve ricordarselo, guardate. Buongiorno, fa 50, grazie. E se fosse possibile accelerare... Si è bloccato, aspettate che tolgo la pubblicità, devo farvelo assolutamente vedere questo qua. Togliamo la pubblicità, devo farvelo vedere, perché io poi non dimentico. A differenza di molti, che tra parentesi sono falsi buonisti, sono schierati di parte, per me sono tutti uguali. Perché io Meloni, tutti i giorni, te lo rinnovo tutti i giorni. Hai molte cose che mi piacciono, molte che non mi piacciono, ascolta. Questa non mi piace. 50, grazie. Soltanto 15. Come solo 15? Gli altri deve dare al mio socio. Al socio? E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato. Vedete, questo dimostra che sono tutti uguali, distolgono l'attenzione dai problemi. Vorrei ricordarlo che la cara Giorgia Meloni, Conte, pietoso più totale a livello politico, centro-sinistra, pietoso più totale, non parliamo di Renzi e Calenda, ma centrodestra. Vorrei ricordare che la Meloni ha rimesso, il governo Meloni ha rimesso i vitalizi e tutti stanno zitti, ha rimesso i vitalizi. Quindi amici, io mi ricordo bene questa scena qua, io sto ancora aspettando Giorgia Meloni, la commissione d'inchiesta che tu mi hai promesso, la chiusura dei porti che tu e Salvini avete promesso, di abbassare le accise o ridurre, addirittura togliere le accise, di ridurre la pressione fiscale. Sì, stai facendo cose buone, però allo stesso tempo non stai facendo quelle 4-5 cose promesse in campagna elettorale, per non ricordare quello che diceva sull'Europa. Meloni, ascoltate questa, quello che diceva la Meloni sull'Europa, ve la ricordate o non ve la ricordate?
Vi faccio sentire, vi faccio sentire. Potrei non farvela sentire. Sentite. Nonostante tutto questo, io penso che noi dobbiamo capire una cosa fondamentale. La realtà dell'Italia e la realtà dell'Europa è distante anni luce da quella vignetta olandese che ritrae gli italiani a prendere il sole mentre nei paesi del nord lavorano. La realtà dell'Italia e dell'Europa è l'esatto contrario. La realtà dell'Italia e dell'Europa è che noi ogni anno produciamo una ricchezza che viene aggredita, depredata, aggirata e rubata dall'Unione Europea. Questi sono i fatti. E se noi non capiamo questo, non possiamo vincere nessuna trattativa. I paradisi fiscali, come l'Olanda e il Lussemburgo, drenano miliardi di tasse ogni anno su una ricchezza che viene prodotta qui. Il dumping salariale dei paesi dell'est, che produce concorrenza sleale e delocalizzazione a danno dei nostri lavoratori. E poi gli accordi commerciali che sistematicamente penalizzano l'Italia per colpire produzioni d'eccellenza che gli altri altrimenti non sarebbero in grado di eguagliare. La vigilanza bancaria, così attenta sulle banche italiane esposte ai crediti deteriorati, ma guarda un po' molto distratta sulle banche tedesche cariche di titoli tossici e di derivati. Le iniziative predatorie della Francia contro le nostre aziende, i nostri marchi, le nostre infrastrutture strategiche, quello che per generazioni gli italiani hanno costruito con genio e sacrificio. E su tutto una moneta unica che favorisce la Germania e penalizza l'Italia. Non lo dico io, lo dicono gli studi tedeschi. Lo dicono gli studi dei tedeschi. Allora, vede, Presidente Conte, noi non abbiamo nulla di cui scusarci. E non abbiamo nulla di cui dire grazie. No. Ok, qua mi fermo. Meloni, invece, secondo me, anche lei, Presidente Meloni, deve scusarsi con quelli che hanno creduto nelle sue promesse elettorali. Conte deve scusarsi per quelli che hanno creduto nelle sue promesse elettorali. Il centro-sinistra deve scusarsi per tutti quelli che hanno creduto nelle loro promesse elettorali. Tutti, dal primo all'ultimo, politici. È per questo che oggi, amici, per quel che riguarda siamo noi a non doverci fidare o voi, io oggi sostengo quello che ha detto Fedez. La Ferragni ha sbagliato totalmente, deve vergognarsi. Ma, cari politici, al limite siamo noi che lavoriamo sul web e noi italiani che non dobbiamo fidarci di voi, non il contrario. Detto questo, vi saluto. In ospedale Schillaci rimette i tamponi. Ennesima falsa promessa di un governo che sì, per vincere le elezioni promette benissimo, ma che ci distraggono con Ferragni, Fedez e Saviano. Per cosa? Per fare quello che gli pare. Ciao a tutti, sono tutti uguali, amici, sono tutti uguali, dal primo all'ultimo. Vi sfido a trovarne uno degno di rispetto al 100%. Ciao a tutti.